poco meno di 24 miliardi, che sono il frutto per, come sapete, quasi 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. Il termine utilizzato da Meloni non è corretto. I 16 miliardi di cui parla non sono extragettito, ma extradebito. Facciamo chiarezza. L'extragettito è un aumento delle entrate dello Stato derivanti dalle tasse rispetto a quanto era stato previsto. Il termine che Meloni avrebbe voluto utilizzare probabilmente è extradeficit, al quale fa esplicito riferimento il ministro dell'economia Giorgetti, che interviene in conferenza stampa qualche minuto più tardi. Noi ci siamo concentrati esclusivamente con l'extra deficit, così in qualche modo commentato e contestato, semplicemente per dare una forma di sollievo ai redditi medio-bassi. È una differenza piuttosto importante. Il deficit è la differenza fra le entrate e le uscite di uno Stato in un anno. E i deficit di ogni anno si vanno ad aggiungere al debito accumulato nel tempo. Lo Stato, in teoria, può fare deficit nei casi di grave recessione economica, eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato, come per intenderci i periodi di crisi finanziaria. Le Camere hanno accolto la richiesta del governo e hanno stabilito che lo Stato potrà indebitarsi nel 2024 per una cifra che corrisponde al 4,3% del PIL, e sono appunto i quasi 16 miliardi di cui Meloni parla in conferenza stampa. Il governo quindi finanzia la manovra aumentando ancora il debito del nostro paese, e questo probabilmente è l'ultimo anno in cui l'Europa ci permetterà di fare così tanto deficit, perché sono infatti iniziate le discussioni per reintrodurre il patto di stabilità, per cui l'Italia si impegna a diminuire il suo enorme debito pubblico, che al momento è il quarto più grande al mondo.